Messina, operazione Far West dei Carabinieri, 6 arresti per estorsione, spaccio, furto e minacce. Più uomini e più mezzi a disposizione. Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha presentato il piano antincendio boschivo. 21esima edizione del premio francese, dedicato ai cronisti che si sono distinti nel campo delle inchieste. Bentrovati alla seconda edizione di Media News. Messina, operazione Far West dei Carabinieri, 6 arresti per estorsione, spaccio, furti e minacce. Spari anche in pieno giorno per intimidire i commercianti. Vediamo il servizio. Con le accuse di estorsione, detenzione, porto abusivo di armi, spaccio di stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e minacce, i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno arrestato 6 persone. Destinatari del provvedimento sono i messinesi Maurizio Calabrò, Santino Calabrò, Giuseppe Giacoppo, Alessandro La Boccetta, Angelo Crisafi, già detenuto, e Beniamino Cirillo, anch'egli in carcere per altra causa. La misura restrittiva scaturisce da una complessa indagine sviluppata sin dal 2014 dai militari del nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Messina Sud, che aveva già portato all'arresto di Crisafi per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno del titolare di un noto negozio di abbigliamento. I successivi esiti dell'inchiesta hanno permesso di comprovare come gli arrestati fossero coinvolti nella redditizia gestione dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti e due di loro avessero la disponibilità di armi utilizzate a scopo intimidatorio, sparando contro la vetrina di un'attività commerciale dalle finestre dell'abitazione di un pregiudicato. In particolare, Crisafi, La Boccetta, Santino Calabrò e Beniamino Cirillo operavano nel popoloso quartiere cittadino di Santa Lucia sopra Contesse, mentre Maurizio Calabrò e Giuseppe Cacioppo in un'area compresa tra il rione Gazzi e Villaggio Aldisio. In alcuni casi gli indagati non avevano esitato a riscuotere in maniera violenta gli illeciti crediti maturati per la fornitura di stupefacenti. È stato accertato infatti come in una circostanza Crisafi abbia pesantemente minacciato un uomo che aveva contratto un debito di droga, prospettandogli condotte ritorsive che avrebbero interessato anche i suoi familiari. Andava molto peggio ad un giovane rimasto vittima di una cruenta punizione da parte di Maurizio Calabrò, colpito ripetutamente con un bastone, anche in questo caso per pretendere il pagamento di un debito. Non ottenendo il denaro, Calabrò non aveva esitato a minacciare anche il nonno del ragazzo, che aveva provveduto a saldare il debito, arrivando addirittura a consegnargli la propria auto a titolo di garanzia fino alla completa elargizione della somma. Soppressione CRIAS, le organizzazioni di categoria contro Armao. La riforma non si fa con i blitz, ma con un disegno di legge organico e condiviso. Accanimento, ostilità e strumentale tatticismo. Siamo davvero delusi dall'incomprensibile comportamento del vicepresidente della regione, a cui sembra proprio non interessare la volontà degli artigiani che verrebbero fortemente penalizzati dalla soppressione della CRIAS. Tornano a farsi sentire CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAI dopo l'ennesima fuga in avanti dell'assessore Armao, il quale, affermano, indifferente alle nostre richieste, si ostina a portare avanti una complessa e delicata riforma, come quella del credito agevolato, operando veri e propri blitz dentro gli organismi parlamentari. Noi non ci stiamo e non molleremo la presa, aggiungono. Stiamo assistendo ad una sorta di telenovela senza alza siciliana a colpi di gomma e a colpi di penna. Ora per cancellare, ora per riscrivere, ora per modificare un testo che non è stato mai condiviso e concertato insieme alle organizzazioni di categoria. L'ultimo passaggio in ordine temporale è quello consumatosi all'interno della Commissione delle attività produttive, in cui i deputati si sono trovati di fronte a un emendamento a firma proprio dell'assessore all'economia che di fatto ripropone l'accorpamento degli enti. L'articolo originario, che aveva innescato subito le prime aspre critiche, era stato stralciato dalla finanziaria per volontà della Commissione Bilancio. Adesso Armao è tornato alla carica, rilanciando il suo progetto destinato a suonare come una condanna a morte per le piccole e medie imprese, costrette a non poter più accedere in modo lineare e quasi immediato al credito agevolato, le cui modalità di gestione finirebbero per essere controllate dalla Banca d'Italia.
Il banco di prova sarà ovviamente l'aula, concludono CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAI, nella quale riponiamo fiducia e senso di responsabilità. Una riforma di questo genere non può essere licenziata con operazioni politiche repentine, frenetiche e persino contraddittorie, ma va varato attraverso uno strutturato ed organico disegno di legge che sia frutto di un proficuo tavolo di confronto con le parti sociali ed economiche, dopo aver trovato la sintesi che rilanci seriamente e concretamente il credito agevolato in Sicilia. Più uomini e più mezzi a disposizione. Il presidente della regione Nello Musumeci ha presentato il piano antincendio boschivo, messo in campo per la prossima stagione estiva. Quest'anno anzitempo abbiamo lanciato la campagna, abbiamo già messo al riparo le risorse finanziarie necessarie. C'è maggiore presenza di personale, maggiore presenza di mezzi, maggiore presenza di velivoli. Il giorno 10 avremo la gara per 6 elicotteri al servizio della regione siciliana. Da solo tutto questo non basta, occorre, come è stato detto, la collaborazione dei cittadini, segnalare una presenza sospetta nelle campagne, denunciare immediatamente con una telefonata la presenza di fumo nelle aree di particolare vegetazione. Tutto questo ci può aiutare a contenere il disagio e il danno che invece lo scorso anno ha raggiunto proporzioni assolutamente allarmanti e inimmaginabili. Dobbiamo tutelare tutto il territorio, quello che ha particolare pregio faunistico o di flora, botanico, e l'ambiente dove la gente va a lavorare e ne trae mezzi di sostentamento, ma anche gli insediamenti, come è accaduto lo scorso anno a Cefalù, dove con qualche difficoltà si è dovuto intervenire anche nei pressi di case che erano abitate, presenziate da persone. Quindi noi riteniamo con i gestori delle riserve naturali di poter determinare una rete già nei prossimi giorni per una sorveglianza maggiore, per una segnalazione più efficace, ma come sapete di fronte alla vulnerabilità legata al piromane, all'incendiario, a questi mascalzoni disonesti, è chiaro che i limiti delle nostre forze sono assai evidenti. Speriamo che cresca la consapevolezza e il contributo di civismo da parte dei cittadini in modo da neutralizzare i malintenzionati, e se poi la natura dovesse fare il resto, vuol dire che siamo pronti a rintuzzare anche il problema legato agli effetti della natura, ma farlo in tempo, farlo con sufficiente persone, risorse umane, farlo con risorse strumentali, io credo che sia un motivo in più per dire che quest'anno stiamo partendo col piede giusto. Dopo un periodo di sosta sono ripresi gli sbarchi per i migranti. Negli ultimi 3 giorni sono state soccorse circa 1.400 persone nel canale di Sicilia. Riprendono le partenze massicce dall'Africa dopo un periodo di pausa. Negli ultimi 3 giorni sono stati soccorsi circa 1.400 migranti nel canale di Sicilia e sono stati recuperati anche 11 cadaveri. I dati del Viminale, non ancora aggiornati con gli ultimi arrivi, indicano finora 7.814 persone sbarcate nel 2018, il 79% in meno rispetto alle 36.871 giunte nello stesso periodo del 2017. E aprile ha fatto registrare il segno meno per il 10° mese consecutivo. Negli ultimi giorni c'è però stata un'impennata delle traversate, in grande prevalenza dalle coste libiche. A Pozzallo domenica sono arrivati 93 tunisini su una barca a legno, fermato il presunto scafista che guidava l'imbarcazione. Dalle indagini è emerso che i trafficanti di uomini avevano promosso la traversata con l'offerta «Porta un amico e viaggi gratis». 21esima edizione del Premio Francese dedicata ai cronisti che si sono particolarmente distinti nel campo delle inchieste. La manifestazione si terrà al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo il prossimo 2 maggio. 8 scuole a livello regionale si contenderanno il premio raccontando storie di riscatto sociale.
Il 2 maggio a Palermo la cerimonia di premiazione della 21esima edizione del Premio Giornalistico Nazionale Mario e Giuseppe Francese. Vincitrice della 21esima edizione è Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese rimasta uccisa a 53 anni dall'esplosione di un'autobomba vicino casa, dopo aver presentato 2 settimane prima del suo omicidio una denuncia alla polizia per aver ricevuto minacce. La corruzione al centro delle inchieste sviluppate negli anni dalla giornalista uccisa. La 21esima edizione del premio, organizzata dall'Ordine dei giornalisti in collaborazione con Libera e con l'Associazione Uomini del Colorado, si terrà mercoledì 2 maggio nell'Aula Magna del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo. Il titolo della manifestazione culturale sarà Libertà di stampa sotto attacco. Il premio intitolato a Mario Francese andrà a una personalità che si è particolarmente distinta nel campo delle inchieste, mentre quello dedicato a Giuseppe Francese a un giornalista under 36. Saranno 4 i giornalisti siciliani che riceveranno premi speciali nell'ambito del premio francese: Sandra Figliuolo del Giornale Sicilia, Antonio Fraschilla di Repubblica, Luigi Perollo, direttore del TG Med, e Fulvio Vivano, Sky TG24. La manifestazione sarà condotta dai giornalisti Marina Turco e Sergio Leone. Previsto anche un evento formativo che tratterà di libertà di stampa sotto attacco in un periodo particolarmente difficile per i cronisti. In Italia e nel mondo si metteranno in rilievo i casi di 2 giornalisti che vivono sotto scorta per le loro inchieste, Federica Angeli di Repubblica e Paolo Borrometi, direttore del sito laspia.it. Coinvolti anche 8 istituti scolastici siciliani per aggiudicarsi il premio riservato agli studenti. 6 a Palermo, il liceo Benedetto Croce, il liceo classico Vittorio Emanuele II, il liceo psicopedagogico Regina Margherita, il liceo classico Umberto I, il liceo classico internazionale Giovanni Meli, il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, il Don Bosco Ranchibile, 1 a Corleone, l'istituto Giovanni Colletto e 1 a Siracusa, città natale di Mario Francese. Il liceo classico Tommaso Gargallo. I ragazzi, dopo aver partecipato ad alcuni incontri con giornalisti, hanno preparato i racconti di storie positive e riscatto sociale attraverso articoli, video, reportage fotografici, inchieste. Io canto in corsia. Irene Citarella è stata scelta da un'apposita commissione esaminatrice per esibirsi a titolo gratuito in 5 ospedali pediatrici siciliani. L'iniziativa è dell'associazione Una lotta per la vita Onlus. Sarà una bellissima esperienza e spero di portare tanta felicità ai bambini ricoverati. Canterò per un'ora, un'ora e mezza a loro, cercando di farli divertire. Spero di dargli un sorriso nelle loro facce. Tu hai 12 anni, ma canti già da parecchio tempo. Com'è nata questa passione? A me è sempre piaciuto cantare, fin da piccolina, infatti molte cose me le hanno raccontate i miei genitori perché ero troppo piccola per ricordarmele, e poi le ho viste pure in video che ha registrato mio padre, e mi hanno raccontato che cantavo all'asilo, cantavo pure in feste di compleanno, cantavo davanti allo specchio e facevo cantare i miei peluche. Quali sono le canzoni che ti piacciono di più o hai una cantante a cui ti ispiri? Diciamo che ci sono vari cantanti che mi piacciono, però mi è sempre piaciuta Giorgia come cantante, però poi come canzoni mi piacciono parecchi tipi di canzoni, come altri cantanti, tipo io mi piace una canzone di un cantante, una canzone dell'altro, una canzone, però diciamo che di Giorgia la maggior parte delle canzoni mi piacciono. Tu studi canto? Sì, studio pianoforte, canto, faccio anche danza e mi piace pure recitare. Sei stata conosciuta quando eri ancora proprio bambina con lo Zecchino d'Oro, ma le tue esperienze in TV sono continuate? Sì, sono stata ospite a Domenica Inn, mi hanno invitato più volte ai Fatti Vostri, dove in una di queste volte ho duettato con Cristina D'Avena e Marcello Cirillo, e poi sono stata invitata ad Uno Mattina e alla Prova del Cuoco per i 2 dischi. Immagino the people sharing all the world you.
Villa Bosco Grande a Palermo, Wedding Style, con una mostra di creazioni floreali. Si è parlato delle potenzialità economiche del floral design e di altre specializzazioni del settore in grande espansione del wedding. Ho scoperto un mondo ascoltando la conferenza stampa che non pensavo così importante, mi fa piacere che sia così importante, l'amministrazione comunale deve fare ancora qualcosa di più per cercare di sostenere e far ampliare appunto le opportunità di fare di Palermo un luogo dove la gente viene a sposarsi e quindi un momento felice per gli sposi ma anche per Palermo. Pratico generale è una scommessa che l'ha fatta con la nostra Presidente, quindi siccome crediamo che Palermo è proprio fatta ad hoc sia per clima, sia per come è posizionata, sia per quello che noi possiamo ospitare tantissima gente e veramente essere il fiore all'occhiello degli ultimi tempi. Perciò noi come Flower Design Siciliani, il secondo evento che sta nascendo adesso, che l'abbiamo intitolato Wedding Dreams, che significa un mondo incantato, un mondo della fantasia, dei sogni, e allora abbiamo cercato pure di riportare qualcosa di fiabesco, che poi quando vedremo i lavori fatti sulle scale io mi immagino la mia bella storia di Biancaneve, non Biancaneve ma no, la bella Cenerentola quando scende dalle scale che perde la scarpetta, un po' rivisitata, un po' rivista ma in maniera molto ai tempi d'oggi, perché sappiamo benissimo che ogni artista poi la deve interpretare la sua favola in maniera eccezionale. Ci sono tanti presenti, tanti flower design, e appunto per questo far capire che il flower design siciliano è pronto per accogliere questa committenza che viene dall'estero, che arriva dall'estero, in maniera particolare dire che noi ci siamo e siamo qua pronti a braccia aperte quando vogliono anche dei particolari su quella che è la città di Palermo per come la conosciamo noi. Io penso che qua possiamo fare dei bei risultati e possiamo dare delle bellissime risposte. Una scommessa di Confcommercio, perché possiamo veramente smuovere un'economia che ancora non ha sviluppato in pieno tutte le potenzialità, e vorrei proprio prendere spunto soltanto da quella che è una parte soltanto dell'organizzazione del wedding o di qualsiasi momento, quello dell'arte floreale, e io lo vorrei mettendo in evidenza l'eccellenza di questi operatori, che sono operatori commerciali perché sono commercianti, sono artigiani perché per sviluppare la manualità e comunque la capacità di mettere insieme queste composizioni ci vuole comunque manualità, artigianalità, sono artisti, sono talentuosi artisti, perché comunque sviluppare la bellezza di queste composizioni bisogna essere anche un po' artisti, e devo dire sono progettisti, perché comunque prima di sviluppare il sapere della mano devono anche sapere concettualmente sviluppare e coordinare un pensiero. Quindi devo dire in questa nicchia, soltanto in un aspetto di professionalità, già abbiamo tantissima capacità, e questa è quella che oltre a questo settore abbiamo in tanti altri settori. Quindi intanto viva i designer, i flower designer, che stanno veramente mostrando tutto il loro talento, la loro professionalità e la loro eccellenza. Tutto pronto per la seconda edizione di Musica Maniant Festival, che si terrà dal 19 al 26 luglio ad Ustica. Tutti gli artisti coinvolti di fama nazionale ed internazionale si esibiranno durante serate diverse, alternandosi e dialogando fra loro e con il pubblico, unendo quindi fantasia e voglia di comunicare.
Dopo i successi della prima edizione, che nel 2017 ha visto protagonisti artisti di fama internazionale come Ingrid Flighter, Davide Cabassi, Anton Dressler, Tatiana Larionova e il trio Casa Bernardini, anche nell'estate 2018 torna a Ustica Musica Manent Festival, direttore artistico Alberto Chines, nell'ambito della quarta edizione di Ustica Villaggio Letterario, la manifestazione ideata e diretta da Anna Russolillo, in programma nella tradizionale cornice di Punta Spalmatore. Musica Manent Festival si terrà dal 19 al 26 luglio e propone 5 concerti di musica classica che spaziano dai capisaldi del repertorio solistico ed insieme a rarità, prime assolute e soprattutto tante sorprese. La nuova edizione 2018 del festival sarà infatti caratterizzata da una proposta musicale originale e assai varia. Tutti gli artisti coinvolti, di fama nazionale e internazionale, si esibiranno durante ogni serata in diverse formazioni, alternando e dialogando fra loro e con il pubblico, unendo quindi fantasia e voglia di comunicare con doti musicali strabilianti, programmi dinamici e interessanti nel segno di un alto valore artistico. Direttore artistico Alberto Chines. I musicisti ospiti di questa seconda edizione di Musica Manent Festival sono, insieme allo stesso Chines, Davide Cabassi, pianoforte, Anna Serova, viola, Roberto Molinelli, viola, Luca Bossi, flauto, Tatiana Larionova, pianoforte e il trio Casa Bernardini, Enrico Graziani, Marcello Miramonti, Alberto Chines. Questo è il programma. Giovedì 19 luglio, il via al festival alle ore 22 con il concerto intitolato Da Genti e Paesi Lontani. Domenica 22 luglio, la città dei sogni. Lunedì 23 luglio, il popolo, il tango e la gioventù. Martedì 24 luglio, classici o quasi. E giovedì 26 luglio, sinergie. Anche per questa edizione è tutto, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.